Quest'anno noi abbiamo fatto una scelta di campo importante, la scelta di campo è quella di cambiare il volto, come dire, della città, sia in termini di arredo urbano, sia in termini di attrattiva per un certo tipo di turismo. Cosa abbiamo fatto? Dopo, diciamo, i problemi avuti con il bilancio, che per noi per la verità più che problemi sono stati temi, nel senso che ci siamo trovati tutta una serie di debiti fuori bilancio maturati negli anni e abbiamo deciso che bisognava cambiare strada e bisognava dare un taglio netto attraverso il pagamento di tutti i debiti. Si è detto da parte di tanti, il comune arriverà in dissesto eccetera. Noi abbiamo pagato, assessore di aggiunta qui, credo oltre 2 milioni e mezzo di debiti fuori bilancio, grazie a Dio non siamo in dissesto, è un comune che continua a lavorare con tutta tranquillità. Ma fatto questo, quelle risorse che erano rimaste nel 2009 abbiamo deciso di destinarle all'arredo urbano e questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, la città è totalmente cambiata perché nel giro di un mese siamo riusciti a diciamo, fare tutto quello che era almeno indispensabile per appunto, cambiare l'arredo urbano, le aiuole, le strade, eccetera. Abbiamo già iniziato la pratica con la cassa depositi e prestiti, speriamo entro febbraio di chiudere per la circonvallazione per la strada. Abbiamo creato questo nuovo arredo urbano perché immaginiamo tra l'altro di creare a Nardò, di fare di Nardò una delle città del Salento in cui c'è diciamo, movimento, c'è turismo, c'è come dire, attenzione non solo nei mesi estivi ma in tutto l'anno. Come l'abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto perché abbiamo intuito ad un certo punto che per iniziativa dei privati, perché molto spesso poi è così che avvengono le cose, i privati inventano delle cose, il ruolo dell'amministrazione comunale è quello di sedire un po', come dire, l'andamento dei privati, per iniziativa dei privati abbiamo capito che si stava iniziando a creare un movimento, soprattutto notturno, quella che è stata definita la movida meridiana, di bar che rimanevano aperti e che quindi creavano un movimento interessante. Abbiamo, diciamo, tempi molto brevi fatto un'ordinanza che ci ha consentito, che ha consentito ai bar di rimanere aperti fino alle 2 del mattino e devo dire la verità che questo ha funzionato moltissimo e continua a funzionare perché in alcuni giorni della settimana è evidente che Nardò è totalmente trasformata e diciamo, inizia come dire, anche in questo a destagionalizzare. Questo è la volontà dell'amministrazione comunale non solo di continuare ma anche di incrementare soprattutto nell'ambito del centro storico perché quello è un altro punto per noi fondamentale dove faremo dei forti investimenti in termini proprio di lavoro oltre che in termini economici. Il sindaco ha già accennato all'ipotesi di evitare il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico ma stiamo anche studiando quello che è avvenuto in altre città per consentire delle deroghe ai regolamenti sanitari, comunali, eccetera, per immaginare, diciamo, di creare tutte le condizioni di favore possibili e immaginabili per, adesso che finisce il vasopressin nel centro storico, per spostare anche, non spostare o aggiungere alla movida fuori anche quella nel centro storico e per gestire il centro storico durante tutto il giorno come il cuore pulsante di questa città. Ovviamente il centro storico va chiuso, noi abbiamo detto con chiarezza che finiti i lavori il centro storico andrà chiuso proprio per consentire che venga vissuta nella maniera migliore possibile e all'interno del centro storico noi immaginiamo anche di portare la nostra collaborazione spostando alcuni uffici comunali in maniera tale anche durante la giornata all'interno del centro storico dove noi abbiamo degli immobili, in modo tale che durante la giornata si possa avere anche il movimento. Vi dico anche che nell'ambito dell'area vasta, che è uno di quei progetti dove noi puntiamo molto sul finanziamento pubblico, credo che voi sappiate che la Regione giorni fa ha fatto la delibera del primo stralcio, uno stralcio molto piccolo, ma nel primo stralcio il Comune di Nardò ha avuto moltissimo perché noi diciamo, ci hanno sostanzialmente, se poi passa anche in assemblea dell'area vasta, ci hanno sostanzialmente finanziato il 90% del progetto Parnasium, che per noi è fondamentale perché vuol dire finire il chiostro dei Carmelitani, quindi completarlo, dove noi abbiamo già delle idee,
finire il chiostro di Sant'Antonio, quindi con tutta la parte alta tutta ristrutturata, e fare un ulteriore intervento sul Museo della Memoria, sono tutti i progetti che noi avevamo inserito all'interno, fare un ulteriore progetto di allargamento del Museo della Memoria che, diciamo, poi integrerà tutto il settore ricerca. Quindi, diciamo, da questo punto di vista anche questi interventi, chiostro Sant'Antonio, chiostro dei Carmelitani, che ci verranno finanziati dalla Area Vasta, servono a ricomporre un po' il puzzle del centro storico. Quest'anno, nonostante, diciamo, molte volte si dica il contrario, quest'anno è stato anche l'anno in cui questa amministrazione comunale ha attivato tutti gli impianti sportivi, perché questo era un problema ormai atavico di questa città. Noi quest'anno abbiamo mandato in appalto tutti gli impianti sportivi esistenti: il polivalente, che, diciamo, è in fase avanzata, i campetti di via 25 luglio, quelli che sono fermi da ormai oltre 10 anni, dove finalmente avremo dei campi da tennis, e quindi, diciamo, quello è uno sport che a Nardone è abbastanza rinomato, e poi anche il palazzetto dello sport di via Giannone. Abbiamo appaltato i lavori da poco, adesso stiamo facendo anche un ragionamento con l'impresa per capire esattamente se ci sono anche degli interventi diversi da fare e quindi come agire sull'appalto, ma è anche un'altra delle cose appaltate. All'adere di questo stiamo ragionando con molta attenzione su un paio di project financing sempre relativi agli impianti sportivi, e in particolar modo una cosa che ci sta molto a cuore è quella della piscina, che anche questo è uno sport in questa città è molto importante, non solo sono costretti ad andare fuori. L'anno prossimo immaginiamo anche l'idea della città dell'anno prossimo è sicuramente quella di mettere anche un po' mano all'edilizia scolastica. È una cosa, soprattutto in termini di manutenzione ordinaria, abbiamo un po' di scuole che hanno bisogno di questo, e quindi sul bilancio noi sicuramente faremo questo tipo di interventi, così come l'anno prossimo sicuramente sarà anche un anno in cui investiremo anche un po' di risorse sui servizi sociali. Ci rendiamo conto che la crisi è molto forte e quindi abbiamo bisogno di intervento aggiuntivo oltre ai piani sociali. Tutto questo come vogliamo farlo? Oltre che con la collaborazione pubblico-privato, vogliamo farlo con un modo nuovo, tra l'altro, di gestire le entrate di questo momento. Lì l'assessore al bilancio Bianco si sta, credo che sia ormai in fine, su una ricognizione seria del patrimonio immobiliare, che è naturalmente cospicuo, e su una ricognizione seria di quelle che sono le entrate del patrimonio immobiliare. Diciamo, noi abbiamo moltissimi locali che non sono utilizzati, molti che sono utilizzati, ma sono utilizzati male in termini di affitti, e per converso paghiamo affitti rispetto all'utilizzo di strutture non comunali, e il tutto, se razionalizzato, ovviamente avrà un valore in termini di risparmio. Non solo questo.